intendimenti su eventuali proroghe al fine di prolungare la pratica della silvicoltura di taglio e sbosco dei legnami? Interrogante il consigliere Pastorelli, risponde l'assessore Morroni. Prego, consigliere. Sì, grazie Presidente. Parliamo di eventuali intendimenti sulle proroghe al fine di prolungare la pratica della silvicoltura di taglio e sbosco legnami. Il settore forestale rappresenta un tassello importante per la nostra economia agricola, in quanto una corretta gestione boschiva assume un ruolo strategico nella lotta ai cambiamenti climatici, per la prevenzione del dissesto idrogeologico, oltre alla manutenzione del territorio e di tutte le aree interne. Considerato che le misure di contenimento sociale previste con il DPCM 25 marzo 2020 hanno impedito il regolare svolgimento del taglio boschivo e che tali restrizioni hanno causato ingenti danni non solo ai lavoratori del settore, ma ad intere comunità, in modo particolare a quelle periferiche, le quali utilizzano il legname quale unico combustibile per attivare il riscaldamento. Tenuto conto che in tutta la regione si sono registrate precipitazioni sia a carattere nevoso che temporalesco o alluvionale, condizionando, impedendo o rallentando le attività di taglio boschivo e dell'intera filiera della produzione e commercializzazione dei legnami, importante per la funzione del riscaldamento. Le suddette attività sono disciplinate dalla legge regionale Umbra, numero 28 del 2001, e trovano esecuzione con il regolamento attuativo numero 7 del 2002. Dove vengono qui individuati i termini temporali differenziati in base all'altitudine entro cui poter effettuare il taglio boschivo. Poi potete trovare all'interno dell'interrogazione proprio tutta la tabella illustrativa con le varie metrature e periodi allegati. Ricordiamo che tutto ciò non incide solo sugli aspetti economici delle ditte coinvolte, ma anche su situazioni di potenziale pericolo, nello specifico fornendo le seguenti indicazioni. Le aree di taglio avviate e sospese devono essere concluse. Gli esboschi devono essere conclusi e la loro prosecuzione garantita per evitare il rischio di accumulo di materiale favorevole agli incendi o che in certe situazioni possa favorire pullulazioni di fitopatogeni. Le attività silvicolturali, oltre a garantire una buona gestione del territorio, sono basilari per approvvigionamenti di numerose filiere, quali teleriscaldamento, filiera a supporto del comparto agricolo, di quello edile e industriale, arredamento o delle numerose abitazioni che utilizzano il legno. Il periodo di sospensione dell'attività e del maltempo rischiano di generare in termini produttivi ed economici una ricaduta negativa non solo nell'immediato ma anche in riferimento alla prossima stagione. È importante creare le condizioni affinché le imprese del settore possano concludere le operazioni programmate ai sensi dell'articolo 6 del regolamento regionale che prevede e regola il piano pluriennale di taglio nell'ambito del piano di gestione forestale e comprensoriale ai sensi rispettivamente degli articoli 7 e 8 del regolamento di cui sopra. L'eventuale proroga temporale delle stagioni di taglio per boschi andrebbe in ogni caso ricollegata all'andamento climatico e alla constatazione che vi siano stati o che vi siano ancora perduranti impedimenti all'esecuzione del lavoro boschivo causati da maltempo. Il riferimento a questo specifico aspetto è di rilevante importanza l'estensione della durata della stagione silvana. Preso atto che molti proprietari gestori dei boschi, di imprese forestali hanno sollevato il problema del rallentamento della suddetta stagione lavorativa di taglio dei legnami dovuto in primis alle limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese nella scorsa primavera ed in secondo luogo dalle continue precipitazioni che hanno colpito la nostra regione nelle stagioni autunnali ed invernali, quest'ultima tuttora in corso, che hanno reso impossibile un lavoro costante. La produzione di legna infatti rappresenta una risorsa che merita la giusta attenzione, anche al fine di evitare un incremento della quota di materiali di importazione. Non sarebbe da trascurare altresì l'ipotesi di concedere, assessore, una proroga nei limiti di legge anche alle conseguenti attività di esbosco, ovvero quelle di estrazione dei legnami una volta tagliate. Tutto ciò premesso, interrogo quindi la Giunta e l'assessore Morroni in questo caso per sapere
quali siano i propri intendimenti in merito alla silvicoltura e se ritenga opportuno prevedere proroghe al fine di prolungare la pratica della stessa, di taglio ed esbosco di legnami, evitando ulteriori aggravi per un settore essenziale dell'economia delle zone rurali e montane della Regione Umbria, garantendo più ampiamente il diritto dei cittadini all'approvvigionamento necessario di scorte di legnami utilizzati quali biocombustibili. Grazie Presidente. Grazie Consigliere. Prego Assessore Morroni. Grazie Presidente. Consigliere Pastorelli, il settore forestale riveste un ruolo strategico in Umbria sotto il profilo ambientale, produttivo e sociale, come opportunamente ricordato anche da lei, Consigliere. Tenuto conto anche del fatto che i boschi coprono ormai circa il 50% del territorio regionale. È altresì chiaro che la gestione attiva dei boschi consente di valorizzare la molteplicità delle funzioni del bosco, fra cui la produzione sostenibile di prodotti legnosi. Forte l'attenzione che questa Giunta pone alle attività di gestione forestale, come dimostra fra l'altro l'ordinanza della Presidente della Giunta regionale, la numero 20 del 23 aprile dello scorso anno, adottata per consentire il completamento delle attività di utilizzazione forestale e conseguentemente garantire un adeguato approvvigionamento di legna alla luce della sospensione delle attività forestali introdotte dal lockdown generalizzato introdotto dal DPCM del 22 marzo del 2020. I chiarimenti applicativi sui diversi DPCM emanati a livello nazionale nell'ultimo anno a fronte dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid hanno consentito per la stagione silvana 2020-2021 il normale avvio e prosecuzione delle attività di gestione forestale, sia quale attività economica che quale attività finalizzata a soddisfare il prelievo di legna per il fabbisogno del proprio nucleo familiare. Come giustamente ricordato dal consigliere Pastorelli, la normativa regionale consente, ai sensi dell'articolo 24,2 del regolamento regionale numero 7 del 2002, di prolungare la durata della stagione di taglio per un massimo di 15 giorni di proroga, ciò qualora si verifichino prolungate ricorrenti avverse condizioni climatiche che non consentano il lavoro in bosco. La data di termine della stagione di taglio ed esbosco è fissata dal regolamento in modo tale da evitare che si proceda al taglio quando le piante siano già uscite dal riposo vegetativo invernale, ciò al fine di evitare che i lavori di utilizzazione del bosco possano provocare danni ai nuovi ricacci che andranno a ricostituire il bosco stesso. Tenuto conto che la scadenza della stagione silvana per i boschi posti fino ai 500 metri di altitudine è fissata al 31 di marzo, con date successive per i boschi posti ad altitudini superiori, appare del tutto evidente che è ancora prematuro valutare se accordare il prolungamento della stagione di taglio. Posso comunque rassicurare il consigliere Pastorelli che sarà cura di questo assessorato sollecitare l'Agenzia Forestale Regionale a valutare la situazione entro la metà del mese di marzo, quindi di qui a pochi giorni, e ad assumere scelte che consentano di rispondere pienamente, prontamente alle esigenze che emergeranno dal territorio. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere Pastorelli. No, ringrazio l'Assessore per l'esaustiva risposta e ringrazio anche per la disponibilità che mi sembra molto ampia dell'Assessorato a valutare qualora ce ne siano le condizioni, a mio avviso penso che ce ne siano proprio, l'eventuale proroga, anche se comunque da regolamento dei 15 giorni, però che a certe categorie può risultare, magari in qualche modo noi possiamo pensare sia banale, però per alcuni può risultare vitale anche questo prolungamento e questa proroga di 15 giorni, quindi io la ringrazio Assessore e magari mi aggiornerò con lei anche in privato per sapere a metà mese come potrà essere l'indicazione del suo assessorato in questo senso. Grazie. Grazie Consigliere. Passiamo all'oggetto numero 25, interrogazione riguardo la nuova sede della Regione Umbria in via Saffia Terni, lo stato dell'arte. Interrogante il Consigliere Paparelli, risponde l'Assessore Melasecche. Prego Consigliere.
grazie. Grazie Presidente, ma nel 2019 con delibera di giunta regionale 633 fu sancito un concreto passo in avanti nella riqualificazione dell'ex sede del Genio Civile di via Saffi a Terni, per la quale quasi totalità di proprietà della Regione Umbria, 1700 metri quadrati, che erano già stata sede degli uffici della Regione a Terni. Grazie a un consistente finanziamento europeo ottenuto dalla Regione, fu prevista dall'allora giunta regionale la ristrutturazione e il trasferimento in esso di diversi uffici regionali, come l'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro, i centri per l'impiego e i relativi servizi alle imprese, al lavoro e al sociale, al fine di dare vita a un vero e proprio palazzo del lavoro. Questa occasione si rese concreta con la delibera di giunta 1558 del 28-12, con cui fu 17, con cui era stata avviata l'operazione per uno stanziamento di 9.340.000 euro per l'adeguamento sistemico e l'efficientamento energetico di edifici afferenti al patrimonio regionale. Con le delibere poi 1558 e 600 del 17 e 633 del 19 fu stabilito che sarebbero stati trasferiti al termine della ristrutturazione gli uffici che ho menzionato del centro per l'impiego, dislocato attualmente in locali privati di Palazzo Alterocca, il cui affitto peraltro è pagato dal Comune di Terni. L'assessorato allo sviluppo economico e l'attuale ufficio delle politiche industriali e competitività del sistema produttivo della Regione. Ovviamente unitamente a quella parte della prevenzione degli uffici della prevenzione sismica che hanno giustificato l'intervento in questione. Il progetto prevedeva anche la riqualificazione delle mura storiche della città che fanno da contorno, diciamo, all'area parco, attraverso un accordo da stipulare con la Fondazione Carit, che si era resa disponibile nell'ambito di un progetto di rigenerazione urbana funzionale a tutta l'area, con la possibilità poi di destinare, diciamo, la parte, diciamo, del parco alla fruibilità anche dell'intera cittadinanza, almeno nei giorni in cui gli uffici sarebbero stati chiusi. Con determinazione dirigenziale del 8304 del 21 agosto 19 è stato assegnato un incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva sull'immobile di via Saffi. Poi con determinazione del 6/12/2019 è stata modificata quella precedente, il capitolato speciale descrittivo, eccetera. E poi con la determinazione dirigenziale 31/37 del 9 aprile 2020 è stato approvato il capitolato descrittivo, eccetera. E sono stati il 14 gennaio scorso sono stati assegnati in gara i lavori relativi alla ristrutturazione dell'edificio in oggetto. Quindi interroghiamo la Giunta e l'assessore per conoscere lo stato attuale dei lavori relativi alla sede regionale, se la nuova organizzazione della struttura, una volta ristrutturata, rispetterà la destinazione principale prevista di Palazzo del Lavoro dalla Regione Umbria, rispettando così le delibere e le determinazioni cui ho fatto riferimento, e se si intenda procedere anche a quella parte di riqualificazione delle mura storiche, riprendendo l'intesa con la Fondazione Carit ai fini di una rigenerazione urbana dell'intera aura. Noi avevamo avviato anche con il Comune allora delle interlocuzioni per allocarci lì anche il SAL, il servizio di avviamento al lavoro, realizzando in questo modo a Terni la prima esperienza di PUA, di porta unica di accesso di tutti i servizi socio-lavorativi all'utenza e per le imprese, che sarebbe un'esperienza poi interessante da replicare sull'intera Regione. Grazie. Grazie consigliere. Prego, assessore Melasecche. Attualmente sono in corso gli sgomberi dei locali da parte del Servizio Demanio, Patrimonio e Logistica del Servizio Provveditorato della Regione, quindi materiali d'archivio e o di scarto lasciato da vari servizi regionali che vi hanno avuto sede lavorativa nel corso degli anni. Contemporaneamente sono state effettuate le rilevazioni utili alla progettazione. Da ricordare che l'immobile non è totalmente di proprietà della Regione, purtroppo, ma parzialmente, il 10% è del Demanio, ex Genio Civile,
e si sta cercando in qualche modo di acquisire la proprietà complessiva per evitare che questa promiscuità porti problemi e non consenta alla Regione di utilizzarlo al meglio nella sua complessità. Attualmente l'aggiudicazione, come è stato detto, dell'incarico di progettazione dall'A alla Z sostanzialmente, perché esiste solo ad oggi un progetto di fattibilità, poco più, si ritiene entro l'agosto di quest'anno ad arrivare alla progettazione del progetto esecutivo, l'aggiudicazione dei lavori entro l'anno, inizio dei lavori gennaio 22, fine lavori ottobre 23, collaudo tecnico amministrativo dicembre 23. Sono in corso attualmente già i rilievi con la soprintendenza per ottenere le varie autorizzazioni. Ora, gli edifici di Via Saffi sono stati dichiarati, come noto, strategici rilevanti dal 2018 per acquisire il finanziamento PORFESR, con obiettivo principale non la ristrutturazione complessiva, che poi di fatto ci sarà, ma l'adeguamento sismico e la riqualificazione energetica. Ci verranno trasferiti gli uffici che attualmente stanno al centro multimediale e per quanto riguarda gli altri uffici si sta valutando, tenendo conto che è vero che sono circa 1700 metri quadrati, ma che tutti gli uffici che erano previsti non si ha la certezza al momento che possano essere ospitati, in quanto essendo un edificio non in cemento armato ma con struttura in mattoni e quindi le sistemazioni interne non consentono con la cifra di 2.400.000 una riorganizzazione totale degli spazi. Di certo, trasferendo gli uffici della Regione, il Comune potrà disporre dell'intero immobile ex centro multimediale per le varie strategie che ha in corso. Per quanto riguarda le mura storiche, ci auguriamo che la Fondazione, non so se c'è un atto formale o erano solo intese verbali, ma noi le riapriremo per valutare un attimo se, diciamo, c'è la disponibilità a finanziare questo lavoro che, ripeto, riguarda il Comune, in quanto le mura storiche sono di proprietà comunali. Di fatto ci si andrà a realizzare isolatori per il miglioramento sismico, il ricambio degli infissi e sicuramente tutta la parte interna ed esterna, anche in base alle prescrizioni della soprintendenza. Per quanto riguarda l'utilizzo definitivo, nel dettaglio sono in corso valutazioni con il collega Fioroni per quanto riguarda la parte relativa al SAL, ARPAL, eccetera, e con la collega Gabiti per quanto riguarda gli altri uffici. Grazie. Assessore, prego, consigliere Paparelli. Sì, no, diciamo, l'assessore ci ha raccontato notizie di cui siamo a conoscenza, perché erano la parte dell'interrogazione. Diciamo, siamo molto in ritardo dal punto di vista del progetto e dell'aggiudicazione della gara, perché si era arrivati molto più avanti, mi sembra che si sia tornati indietro, ma soprattutto mi pare che non si abbia ancora cognizione di causa che questa che avevamo messo in piedi, che pensiamo deve essere realizzata, non è un'operazione di rigenerazione urbana finalizzata a spostare gli uffici sic et simpliciter. Era finalizzata, tra l'altro la Regione è anche proprietaria dell'immobile di Piazza Tre Monumenti, ex provincia, a riallocare tutti gli uffici regionali, ma riallocare in via Saffi un vero e proprio palazzo del lavoro, cioè tutti i servizi relativi alle imprese e al mondo del lavoro, nonché a quello sociale legato al mondo del lavoro, per farne un'esperienza unica diciamo porta unica di accesso. Quindi ridurre questo a un'operazione di lavori pubblici è importante in parte e va comunque accelerata,
ma non è il disegno che abbiamo pensato, per cui io auspico che dall'interlocuzione degli assessori competenti riemerga in modo chiaro e definitivo questa volontà, perché sarebbe una prima esperienza, un esperimento importante e innovativo per l'intera Umbria, che dovrebbe avere su tutti i grandi presidi, le grandi zone, delle porte uniche d'accesso, così come previsto tra l'altro dal piano sociale attualmente vigente.